oggi abbiamo capito una cosa, tante cose, ma abbiamo capito che siamo soli. E abbiamo capito che la battaglia che dobbiamo fare sarà ancora più lunga e difficile di quello che pensavamo prima. Noi riteniamo che concentrare un discorso più complesso come quello della fiscalità immobiliare, come quello di far ripartire il mercato, come quello di cercare di creare lavoro vero, come diceva ancora il Collegio di Venezia nel suo manifesto, striscione. Creare lavoro vero. Oggi ci sentiamo per televisione, si inventano i posti di lavoro, la mobilità, il posto di lavoro, l'ha un po' detto anche la Lorenzin questa cosa qui, no? Il lavoro vero, l'economia vera, la finanza vera, le banche che fanno impieghi e raccolta, come dicevo prima, sfugge a questi ultimi 15 anni di un mondo eccessivamente finanziarizzato. Oggi abbiamo capito che dobbiamo tornare ai fondamentali dell'economia, ai valori che sono intrinsechi nella nostra federazione e nei nostri dirigenti e nei nostri associati. Dobbiamo continuare e dobbiamo continuare veramente tutti noi in questa battaglia. Io ringrazio tutti per essere venuti qui oggi, chi si è alzato, chi è partito da ogni parte d'Italia con una levataccia pazzesca, vi aspetta ancora un viaggio di ritorno molto, molto lungo e pesante, ma penso che andiamo via con una consapevolezza, che siamo una grande federazione, che siamo dei grandi professionisti e che se stiamo insieme, se stiamo uniti, noi questa gente qui e qualcosa lo possiamo cambiare. Il nostro valore non è essere eletti o non essere eletti. Noi lottiamo per una cosa più grande. Lottiamo per il benessere delle nostre famiglie. Lottiamo perché amiamo il nostro lavoro e lottiamo perché siamo persone serie che vogliono condividere insieme al Paese questo momento di sforzo e questo momento così particolare. Però l'ho detto stamattina. Noi siamo coraggiosi, più coraggiosi di tante persone che a volte ci rappresentano e che non si assumono le loro responsabilità. Noi siamo coraggiosi, lottiamo per il nostro futuro, da qui alle elezioni partiremo con tutta una serie di iniziative chiedendo anche la condivisione di questo documento, non solo alle forze politiche, ma online a tutti i cittadini che credono in questo documento, che è una bozza, ripeto, è una linea, ma si parte da queste cose per poi tracciare una linea. Costruiamo tutti insieme il nostro futuro, tutti i dirigenti da domani nelle loro città, nei loro paesi, cerchino di portare avanti questo messaggio, perché ribadisco, l'immobiliare non fa bene solo a noi come categoria. Noi oggi non abbiamo fatto una manifestazione pro domo nostra, noi l'abbiamo fatta a favore del Paese. Perché proprio il titolo e l'intestazione di questa giornata odierna era in questo senso. Abbiamo tralasciato in questo documento le 1000 richieste che potremmo fare. Siamo l'unica categoria che denuncia le somme in atto pubblico. Le nostre fatture non si equiparano a quelle del bene principale. Potevamo scriverne 1000, ma sarebbero state richieste corporativistiche. Noi oggi abbiamo bisogno di ritrovare la base, cioè dobbiamo più semplicemente tornare a vendere le case, e le case bisogna che ce le facciano vendere. E a chi dice che fare oggi una manifestazione non aveva senso, io vi dico che oggi aveva senso questa manifestazione, perché dobbiamo far sentire e dobbiamo far capire a tutta la politica che non gli diamo più il voto gratis perché sono di destra o perché sono di sinistra. La nostra federazione scende in campo per dire che le cose concrete ci interessano, interessano tutti i cittadini. Le chiacchiere ci hanno stancato. Ragazzi, buon rientro. Allora, grazie. Io dico soltanto una cosa finale.
Nel senso, continuate sulla scia di quello che diceva adesso in chiusura Paolo Righi, a incalzare allora la politica e i politici, e mi sembra che un confronto dopo le elezioni a Parlamento formato sarebbe necessario, perché lì poi è difficile sfuggire. L'ultima cosa, abbiamo realizzato delle interviste con alcuni agenti immobiliari in Italia, anche queste saranno disponibili sul sito, non abbiamo fatto in tempo a mostrarvele. Grazie a tutti. Casa sicuramente è un investimento per gli italiani e sarebbe il primo investimento, e mai come adesso con i prezzi che sono sicuramente scesi. Di fatto c'è un problema di clima e di impossibilità di gettare il cuore oltre l'ostacolo e affrontare un acquisto. Adesso le persone sono tartassate dall'IMU, da tante piccole tasse, imposte, eccetera, per cui soprattutto i professionisti, i piccoli imprenditori, che erano quelli che una volta, un tempo, sicuramente potevano accedere all'acquisto delle case molto più semplicemente, oggi sono quelli che invece trovano più difficoltà, quindi la fascia intermedia della nostra popolazione. L'IMU, così come è stato imposto, in un momento così drammatico, non solo per noi, un po' per tutto il mondo, ma per noi, perché noi da un anno parliamo che stavamo andando a finire la Grecia, quello e quello, ha reso la gente più paurosa, soprattutto ha creato un'incrinatura in quel rapporto forte che l'italiano ha sempre avuto con la casa. Hanno cominciato a far credere che la casa non fosse più quella cosa che tu vedi lì intoccabile, il ricovero sicuro dell'uomo. L'uomo, dall'età della pietra, ha avuto necessità di andare nella caverna. Parlarne in questo modo così aggressivo, colpire un bene che è il bene primario, quello, quell'altro, ha fatto mettere paura. Ha fatto, se il mercato era febbricitante, se c'aveva la febbre a 39,5, la febbre è salita a 40. Al di là, diciamo, delle proposte, al di là delle decisioni, io credo che ci debba essere una proposta chiara, si ha bisogno di una certezza del regime fiscale, della tassazione. È impensabile che un cittadino possa fare un acquisto pensando magari di non dover pagare nulla e poi ritrovarsi invece dopo nemmeno un anno a dover sopportare un regime fiscale completamente diverso. Non c'è più l'investitore che acquistava per poter locare, per avere una rendita. Questo non più, perché i problemi sono quelli legati alla politica e quelli legati alle leggi attualmente in vigore. Liberare un appartamento da un inquilino è stato problematico, anche su questo è il caso che ci confrontiamo con le forze politiche. Misure più rapide per la liberazione di un immobile, e quindi questo ha fatto sì che la figura dell'investitore perdesse un attimo di interesse al mercato immobiliare. Ciò che ha fatto rallentare forse l'investitore è la possibilità di dover giustificare somme o modalità o provenienza di denaro, insomma, cosa che fino a poco tempo fa c'era meno da stare lì a pensare come, quando e perché ce li ho, dove li ho messi, dove li ho presi e quant'altro. Quindi forse è più questo che ha rallentato la possibilità di investire con estrema tranquillità che le tassazioni e quant'altro. Quello che può fare il governo nazionale, che deve fare sicuramente, visto anche il fatto che ad esempio le banche sono state aiutate e non poco, deve essere quello di finanziare, di investire, di indirizzare determinati fondi solamente per i mutui a privati, quindi alle famiglie, perché poi il mercato immobiliare si riprende anche se sono le famiglie più di tutte a investire, a reinvestire nell'immobile.
certezza della tassazione, quindi un progetto, una proposta politica condivisa da uno schieramento politico ampio che possa portare appunto a una prospettiva molto più lunga di una semplice tornata elettorale, quindi una certezza della tassazione qualunque essa sia per quanto riguarda le abitazioni e un maggiore sistema di deduzione, magari non di detrazione come avviene in Francia per quanto riguarda i mutui. Quindi in Francia, dove comunque la tassazione sulla casa è alta, si può dedurre completamente il costo del mutuo. Un'altra cosa che darebbe sicuramente un impulso diverso è quella di ridurre le aliquote IVA per l'acquisto della prima casa anche sulle spese accessorie, quindi le spese notarili, quindi le spese bancarie, quindi le spese anche delle stesse agenzie immobiliari. Tra l'altro questo creerebbe nella filiera una maniera ancora più specchiata di operare, visto che si è sempre parlato di denari che girano in maniera stravagante nel settore immobiliare. Sarebbe molto più semplice se un inquilino potesse portare in detrazione il canone di locazione che sostiene mensilmente. Questo porterebbe anche farebbe anche un'altra cosa, non lo faremo noi direttamente, ma forse l'agenzia delle entrate ne potrà trarre i suoi vantaggi, poiché ci sarà anche forse una richiesta di nero in meno, perché se io ho la possibilità di poter portare in detrazione il canone non vado a contrattare il proprietario, facciamo un fitto anziché 700 lo facciamo 550, te li do a nero eccetera, in quel caso il fitto è 700, io pretendo 700 perché devo portare in detrazione 700. Penso che un punto di svolta per cambiare un poco il mercato potrebbe essere una reale, seria, concreta legge sugli affitti, però che deve essere fatta con la collaborazione di tutte le forze sociali e velocemente, perché qui il problema è che quando si parla di una legge sia dopo 20 anni, 6 mesi, ci vogliono 6 mesi per fare una buona legge, se la vuoi fare. Allora, alta tassazione a chi tiene le case sfitte, ma io l'ho comprata per mio figlio, ma tuo figlio ha già 5 anni, certezza nel rilascio dell'immobile, se io vendo la casa e chi l'acquista, o anche io personalmente che ho affittato la casa, ne ho veramente bisogno per me o il mio stretto nucleo familiare, non per fare un'altra speculazione. La casa deve essere libera. Rientrare in possesso di un immobile alla scadenza contrattuale in Italia è difficile, perché possono passare anche 10-12 anni. Ci sono rinvii su rinvii anche con sfratti esecutivi, la forza pubblica non la danno, perché se una persona non vuole uscire c'è bisogno di un certo numero di persone, e sono intanto l'ufficiale giudiziario, la forza pubblica, il fabbro per aprire la porta, il medico e l'ambulanza. Adesso sono cambiate un po' le cose, comunque basta il medico, se il medico rileva che c'è un ammalato allora dopo chiama l'ambulanza. Lei questo ha un costo ovviamente, quindi lei capisce che chi volesse investire veramente in più immobili per ricavare un reddito dalle locazioni, così proprio non è assolutamente portato. Io personalmente sto studiando con molta attenzione la possibilità di realizzare, di concretizzare i fitti, le locazioni con riscatto, che credo sia una forma che dovrebbe essere attuata in molte realtà come la nostra, nella quale ci sono molte costruzioni, molte nuove costruzioni, che purtroppo non sono state vendute, pur avendo una destinazione alla vendita. Si permetterebbe alle giovani coppie, alle categorie meno agiate, di poter accedere ad una locazione in un immobile nuovo, e a distanza di 3 anni, con la speranza, voglio dire che la speranza ci deve sempre stare, che il mercato riprenda, potrebbe esserci la possibilità per chi ha locato 3 anni in prima di poter acquistare, scomputando ovviamente tutti i canoni che fino ad ora sono stati pagati. Oh.